Buonasera amici telespettatori di Udinese TV. Oggi siamo nella zona residenziale alle porte di Udine per conoscere una casa sicuramente in stile moderno, pressoché minimalista, ma soprattutto per iniziare anche insieme un cammino che ci porterà nella conoscenza di splendide strutture che si radicano nel nostro territorio. Ma ora andiamo subito a conoscere la struttura di cui ci occuperemo oggi e a conoscere l'architetto che le ha realizzata. Venite con me. Siamo qui con l'architetto ideatore di questa bellissima struttura, Antonio Guarneri. Buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto andiamo ad analizzare un po' quello che sono le strutture esterne, perché è una struttura che è spettacolare sia dal punto di vista esterno che interno. Capiamo un po' qual è il concept. Dunque, principalmente voi avete visto dall'esterno che la casa non è granché visibile. Questo perché? Perché l'idea parte da queste case tipiche dei romani che sono proprio chiuse sulla via principale, ma aperta la porta d'ingresso scopri l'intera casa, l'intero mondo. Quello che succede qui, una volta varcata la soglia d'ingresso del cancello, si scopre un microcosmo inaspettato, quindi dell'acqua, riflessi, vetrate, volumi aggettanti e così via. Questa è una delle mie chiamate ville di luce. Perché ville di luce? Perché ville dove la luce solare o artificiale notturna sono elementi caratteristiche essenziali di queste case. Le grandi vetrate permettono l'ingresso della luce solare per esempio la presenza d'acqua ne esalta i riflessi attraverso la luce riflessa dell'acqua o rifranta e così via. Gran parte del terreno è occupato proprio dall'acqua, proprio per questo significato, questo gioco di luce particolare. Esatto. Premetto, siamo già nell'interno della pianta. Nell'interno dell'abitazione. Mi spiego. Per quanto mi riguarda, la pianta è la cosa essenziale che un architetto deve studiare, perché è la pianta dove si muove la persona, dove vive. Per me la pianta è l'intero lotto di terreno. Perché questo? Perché anche gli spazi esterni io li considero parte integrante degli spazi interni. E quindi già qui è come se possiamo dire siamo all'interno dell'abitazione. Adesso invece andiamo nel vero interno. Procediamo negli spazi interni. Architetto, noi ci siamo messi comodi, no? per discutere su quello che andremo a vedere, e già entrando si vede quello che appunto stava dicendo circa le vetrate e i giochi di luce. Certo. Come viene concepito allora questo interno? Dunque, la casa, la pianta, come dicevo prima, è la cosa più essenziale, perché mentre progetti alla casa pensi alla persona, dove deve muoversi, cosa vede attraverso quel vetro, quella finestra e così via. E quindi che cos'è? È un atto d'amore che l'architetto fa nei confronti del cliente. In questa casa ci sono molti punti di vista. Noi per esempio adesso siamo qui al piano terra, nella zona pranzo, e già da qui possiamo vedere gli spazi esterni che si relazionano con la zona pranzo. Prima di tutto la zattera galleggiante, non è galleggiante ovviamente, sull'acqua, che è il pranzo all'aperto. Poi la zona invece sotto portico, sempre della zona pranzo, e il giardino interno. Solo dal pranzo abbiamo questi tre punti di vista, ma non solo. Vediamo tutti i cinque livelli che creano questa casa qui. Questa casa ha cinque livelli: il piano terra, dove siamo noi adesso, il piano interrato, quello da qui non lo vediamo perché è dall'altra parte, dove ci sono i locali accessori, il piano seminterrato, che si vede proprio lì sotto, dove c'è la zona hobby, relax, sala biliardo e vasche del massaggio, il piano rialzato dove c'è la zona living, quindi il soggiorno, poi c'è il primo piano
dove ci sono le camere, soprattutto dei figli dei signori, al piano terra, quindi scendendo dal piano rialzato, troviamo la camera padronale, che poi vedremo, formata da spogliatoio, cabina armadio e bagno padronale, e poi al primo piano, visibile attraverso questa doppia altezza, con queste grandi vetrate che vanno da pavimento a soffitto, c'è un ballatoio che porta alla camera ospiti. Quindi, come vedete, tutti gli ambienti sono percepibili con un unico colpo d'occhio, da un unico punto di vista. E questo quindi è importante. C'è sempre un rapporto fra l'interno e l'esterno, possiamo dire. Esatto, esatto. Questo c'è sempre, proprio perché io voglio che, oltre al sole e alla luce solare che è vita, entri anche visivamente la natura che abbiamo all'esterno. Non ci deve essere un distacco fra dove abito e il giardino esterno, come può esserci in un appartamento, per esempio. E diciamo che è proprio una casa concepita per poter sfruttare al massimo la luce, infatti abbiamo quella che è la bussola solare. Sì, vedo che hai letto qualcosa. Mi sono informata, assolutamente. Sì. Allora, diciamo così, io ho inventato questa bussola solare che è molto molto utile quando disegni una pianta. È praticamente una bussola con il giro del sole durante le tre stagioni che abbiamo. Quindi c'è il solstizio d'estate, quindi non c'è primavera, il solstizio d'inverno. Il sole quindi non nasce sempre esattamente a est o tramonta esattamente a ovest, ma d'estate qualche angolo più in là e d'inverno qualche angolo più in qua. Quindi sovrapponendo questa bussola sulla pianta verso nord, io so esattamente dove fare le mie vetrate e so esattamente il periodo in cui entrerà il sole, a che ora, sia in forma zenitale che in forma orizzontale. Quindi studiate per avere la luce nello specifico punto in cui appunto esatto, la si desidera, esatto, in una determinata esatto. Ora. Io so esattamente già a livello di progetto che non so, questo tavolo verrà illuminato e con il sole, lo sapevo già vedendo questa qua a suo tempo. Lei ha parlato di pianta, allora rimaniamo sempre su questo punto, perché il camino sì, che abbiamo nel primo livello possiamo definirlo? Piano rialzato. Piano sì, rialzato è un elemento fondamentale per quanto riguarda l'articolazione della pianta. Certo, allora la casa, come dicevo prima, la pianta della casa viene articolata all'interno di questo lotto più o meno quadrato, è recintata in modo tale che non sia visibile all'interno, però questo lotto non è esattamente con i confini paralleli, non è un quadrato, ma ha dei confini un po' disarticolati tra di loro, trapezoidali, diciamo così. Il punto di rotazione è il camino, che funge proprio da cerniera, da elemento di cerniera, dove ruotano queste due figure. E anche in questa casa, se vogliamo parlare di materiali, visto che si ripetono poi anche in tutta la casa, è stata fatta una scelta di materiali, diciamo, non necessariamente costosi, però che non dessero soprattutto costi di manutenzione negli anni. Non è detto che debba mettere un pavimento di legno costoso, quando magari posso mettere un pavimento che ne imita alla perfezione il legno e non mi dà problemi di usura. Un cane ci può passare, il sole non lo sbiadisce e così via. Il bianco che io uso nelle mie case, per esempio, è un bianco che viene da studi della NASA, nanotecnologie, ed è un bianco che si sbianca nel tempo con la luce e con la pioggia e con il sole, cioè praticamente è un bianco fotocatalitico. E così via su tante cose. Quindi in questo senso costi di manutenzione zero, magari zero. Ci sarà un costo iniziale maggiore che però chiaramente verrà. No, anche perché i costi di, almeno per quanto mi riguarda, dei materiali che io propongo nella costruzione non sono comunque materiali costosi. Siamo all'esterno e lo vediamo, questo esterno, da tutta un'altra angolazione. Vediamo che quindi c'è questa sorta di isolotto. Ci racconti qualcosa?
Beh, allora, l'elemento acqua, ho già detto, è un elemento essenziale, vitale, che io propongo sempre nelle mie abitazioni. Vuoi perché forse ho studiato a Venezia, quindi il discorso dell'acqua mi è rimasto un po'. E qui siamo in questo isolotto, come hai detto tu, o se vogliamo zattera, dove appunto è il pranzo, come abbiamo visto prima, che si sposta all'esterno. È uno degli ambienti, perché io, anche se siamo fuori, lo chiamerei ambienti, forse più usato e vissuto dai clienti. Perché dicono, ovviamente ad estate, stiamo benissimo perché il muro non è così compatto, perché è un insieme di, è una gabbia con dei sassi sciolti, che lascia passare la brezza. L'acqua ci porta sul fresco e noi di sera qui facciamo delle cene bellissime, proprio accarezzati da questa frescura dell'acqua anche. Acqua è elemento essenziale che gira e contorna e isola un po' tutta la casa, appunto per questi fattori, diciamo, soprattutto di riflessi diurni e notturni. Quindi sia di giorno che di notte ci sono dei bellissimi giochi di colore. Bellissimi, esatto. La casa, come si nota, è un insieme di volumi aggettanti, di parti bianche, di parti nere, no? E di grandi vetrate. La struttura portante della casa non è una sola, non è solo cemento. Per la gioia dell'ingegnere calcolatore è un misto fra cemento e ferro. Perché? Perché le colonne in ferro, le travi in ferro, sono, diciamo, fisicamente più esili delle colonne o delle travi in cemento e si mascherano di più. Una colonna, dopo lo vedrete, per esempio le colonne che sono intorno al patio, quasi non le vedo perché hanno lo stesso colore del serramento e le confondo col serramento, eppure sono colonne portanti in ferro. L'uso quindi del ferro, dell'acciaio, delle putrelle, eccetera, mi ha dato modo di creare degli aggetti maggiori, degli sporti maggiori, questo fatto di più leggerezza al contesto volumetrico complessivo della villa. Eccoci qua, allora Luca, ben ritrovato. Anche tu hai avuto il tuo da fare in questa casa. Certo. Nello specifico di che cosa ti sei occupato? Beh, parlando col cliente abbiamo parlato di arredamento a 360 gradi. Nella realtà non l'ho realizzato tutto io, però diciamo una buonissima parte, una gran parte, un 70-80% degli arredi li ho curati io. Naturalmente di concerto con l'architetto Guarneri. Ma questo perché? Perché le case sono le loro creazioni, le hanno studiate e pensate per andare d'accordo con i loro clienti, per adattarsi ai loro caratteri e non possiamo andare a stravolgere questo tipo di concetto. La cucina, per esempio, è il concetto principale d'arredo della casa che, come ti avrà spiegato Guarneri, è una casa gestita su diversi volumi. Andiamola subito a vedere allora questa cucina. Ti faccio strada. La cucina si sviluppa su una pianta sostanzialmente quadrata, all'interno della quale, sia per nostro desiderio, sia per richiesta del cliente, abbiamo realizzato una grande isola. Te lo faccio vedere, intorno alla quale ci possiamo girare, d'accordo? Quindi, guarda, vetro fuori, spazio dentro, possiamo ruotare tranquillamente. È una cucina di grande comunicazione, dove l'isola centrale la fa veramente da padrona. Su questa isola abbiamo montato un piano lavoro che poi in realtà è un piano lavoro, ma diventa un piano snack spettacolare proprio per l'utilizzo della famiglia. 4, 5, 6 posti a sedere. Questo è il mangiare di ogni giorno. Quindi spazio cucina come lavoro, ma anche come comunicazione e anche come pranzo cena. Oltre all'isola abbiamo realizzato altre due parti, che sono una parte divisoria che vorrei farti vedere dopo, quindi un contenitore divisorio che ci separa dalla zona pranzo, e un contenitore a colonne con una boiler in legno e uno scomparto sospeso per nascondere gli elettrodomestici che normalmente in casa sono a vista.
E che infatti rendono il tutto molto ordinato. Bravissima. Però in realtà dobbiamo dare comunque gli attrezzi di lavoro alla famiglia, alla casa, alla gente, gliele dobbiamo dare. Di conseguenza una colonna che nasconde il frigorifero. Una colonna che va a nascondere una zona di lavoro dove abbiamo dalla tostiera al piano estraibile tagliere con tutti i vari macchinari, realizzata completamente in acciaio inox e con un'illuminazione interna. Questa colonna naturalmente scompare. Mi piace, mi diverto, scusa, dai. No, beh, ma giustamente. Mi diverto. Cose molto particolari. Abbiamo un congelatore che adesso non sto ad aprirti, un contenitore nella parte superiore e una gestione orizzontale. Che nasconde? Due forni. Un forno a vapore e un forno combinato. Il forno combinato naturalmente serve alla cottura sia delle cose a microonde sia delle cose tradizionali. Tieni conto che questi qui sono elementi realizzati su misura, quindi noi all'interno di uno spazio così ci potremo andare a mettere forno a microonde, forno a vapore, la macchina del caffè. Lo possiamo allungare, naturalmente non all'infinito, però per dare un contenimento ottimo per una famiglia di 4, 6, 8 persone. L'isola centrale, sulla quale tornerei un attimo, è gestita con un lavabo realizzato completamente in pietra nera, un piano di cottura inserito a filo top, e nel contesto del materiale che ti dicevo prima, una resina cementizia, praticamente lo stesso tipo di materiale che viene utilizzato per i pavimenti e per molti rivestimenti a parete. Una resina cementizia molto resistente che ha comunque, è molto dura naturalmente, con la quale abbiamo ricoperto anche il piano di lavoro. Piano di lavoro sul quale puoi naturalmente lavorare sì con un po' di cura, però diventa una sorta di grande tagliere. Okay? E la stessa resina la ritroviamo anche qui o questo è un diverso materiale? La stessa resina la ritroviamo anche sul mobile divisorio che naturalmente ci va a nascondere la zona pranzo che vorrei andare a farti vedere. È una zona pranzo semplice, pulita, ma con un grande carattere, perché abbiamo deciso di realizzare a misura un tavolo unico e particolare. Cosa significa? Siamo andati a scegliere del legname, nello specifico questo qui è un larice, lo abbiamo spazzolato e trattato e scurito con la tinta che volevamo noi. Siamo andati a cogliere uno dei punti di colore di richiamo di questa casa. La cucina tu hai visto che è fatta con una resina cementizia color grigio caldo, sì. Ed è uno dei colori che torna naturalmente nella casa come il cemento faccia vista, e per il legno abbiamo scelto una tinta un attimino più calda, un color caffè sbiadito se vogliamo, molto bello, leggermente spazzolato il legno. Può sembrare una costruzione molto semplice, nella realtà questi tavoloni sono stati incastonati tra di loro e legati sotto proprio per non dare nel tempo la possibilità al legno di muoversi eccessivamente. Ma come ti può dire il cliente, questo legno ancora parla, come tutti i legni massicci. L'abbiamo posizionato su delle basi in ferro grezzo e anche in questa casa di ferro, l'hai visto anche prima con l'architetto, ce n'è molto, quindi per tornare diciamo sullo stesso leitmotiv, la base del tavolo è stata fatta proprio con questa lamiera di ferro pura, d'accordo, spessore 10-12 mm, ma come ti dicevo, molto interessante il mobile divisorio. E infatti sono molto curiosa, vediamo perché allora, è stato opera di discussione, perché questo mobile divisorio in realtà è un mobile internamente illuminato, contiene... Sorpresa! Ciao Alice! Contiene naturalmente tutte le tipologie di bicchieri e di oggetti che possono servire sia alla cucina che alla zona pranzo, e naturalmente al posto di uno schiena alla specchio noi abbiamo detto lo lasciamo libero, perché sennò come potremo guardare Alice? Spettacolo, uno spettacolo Luca! Quindi possiamo definirla una zona relax. Dove siamo nello specifico? Qui siamo nel piano semi interrato, quindi appena sotto il piano terra,
nella stanza biliardo dedicata quindi all'hobby di entrambi i proprietari. Come dicevo prima, ho usato materiali molto poveri, sebbene anche molto d'effetto. Uno è per esempio il ferro lasciato naturale, senza particolari verniciature eccetera. La scala per esempio è una scala in ferro di laminazione blu, si chiama, che è un ferro particolare che viene trattato con l'olio o addirittura con la cera d'api, lasciato naturale anche quello. Un altro effetto secondo me molto molto bello è questo di questa parete, che praticamente dal piano seminterrato va su fino al primo piano e taglia in due soggiorno. E se vedete c'è un effetto a sacco, no? Quello lì è semplicemente una pittura un po' pastosa, stampata con dei sacchi di juta e poi colorata. Sempre qui sotto, diciamo nella, chiamiamola zona hobby, abbiamo la zona più riservata alla signora, cioè che è qui a fianco. Andiamo a vederla. Andiamo a vederla. Eccoci. E questa è la vasca idromassaggio con un cielo stellato, con una finestra a livello terra proprio, lì proprio c'è il prato, c'è il giardino, e un suo corrispettivo all'esterno, quindi un sottoportico dove ci si può mettere assolutamente in assoluta tranquillità e non essere visti da e siamo qui a livello di giardino proprio. Possiamo quindi dire che nessuna stanza è in ombra, nessuna stanza non riceve la luce solare. Assolutamente, tutte le stanze la ricevono, anche quelle ai piani interrati e seminterrati, in modo naturale e diretto dall'esterno. E come vedete qui si notano proprio i vari livelli, perché adesso siamo proprio a livello di giardino. E quello che vedete qui davanti è proprio l'unico triangolino di prato di verde che esiste in tutta la casa. Non c'è più l'acqua, ma abbiamo una zona verde. Esatto, sì. Esatto. There's a nightly brawl and all there. Jazz. Skip. And all that jazz will be. And all that jazz. Ora continuiamo a vedere quelle che sono le stanze dedicate alla persona. Siamo ora nella camera padronale. Certo. Anche qui grandi vetrate. Certo. Dunque, questa è la zona della camera padronale, dove c'è la camera non necessariamente enorme, perché c'è una cabina armadio. La presenza delle grandi vetrate c'è sempre. Una particolare è questa vetrata qui, che è alle spalle del letto. L'effetto notturno è molto bello perché il bambù è retroilluminato e quindi diventa un quadro dedicato alla camera, che è questa. Come anche questo, che è un vetro fisso, diventa un quadro da arredare ancora con delle piante da mettere e con la possibilità di oscurare completamente attraverso questi pannelli in PVC posti all'interno, anziché la classica tapparella esterna, insomma, ecco. Da questa parte c'è il bagno, pensato insieme soprattutto alla signora, dove c'è la zona doccia, che la vedete oltre il cristallo, divisa in zona bagnata, in zona doccia e zona asciutta. Poi il doppio lavabo e chiaramente la zona WC. Guardate anche il dettaglio, per esempio sotto il lavandino, no? La luce l'esterno, esatto, con i sassi. Alice, mi hai lasciato in cucina da solo. Eh sì, Luca, volevo godermi un po' di meritato relax su questo comodissimo divano. Eh certo, e anche guardarti un po' di Udinese TV. Mi hai beccata. Questa hai ragione, questo è un divano molto comodo. È un divano, tra l'altro, a doppia profondità, con la possibilità anche delle sedute estraibili e naturalmente una penisola molto molto comoda. La scelta che ha fatto il cliente, perché dobbiamo rendere merito anche al cliente, è stato lui che ha scelto questa cosa qui, è stata quella di scegliere un divano molto casual, molto così quotidiano se vogliamo, in una casa estremamente rigorosa.
È una cosa che dà un risalto strepitoso. Questo è un complimento proprio per il committente, assolutamente. È tra l'altro una sala giorno molto luminosa, perché circondata da tutte queste vetrate che quindi comunque fanno entrare molta luce. Non solo. Questo scorcio sul verde è straordinario. Siamo a un piano elevato, ti pare di essere veramente sopra ogni livello. Molto bello. E non per niente sono scappata qui. Hai fatto bene. That jazz.